Viareggio. Arbitra il signor Franchi. Da ricordare, fra l'altro, per gli appassionati di pugilato, due appuntamenti imperdibili in questo mese di ottobre, in quanto venerdì 10 ottobre ci sarà il match tra i professionisti Emanuele Scrinà a Firenze al Palazzetto dello Sport di San Marcellino, il ritorno di questo peso super più professionista Colonia Oliva Cotena. E il 24 di ottobre sempre alla Strassigna, il campionato italiano dei pesi superleggeri professionisti Battaglia Bertozzi, con un contorno di altri incontri professionistici interessantissimi, tra cui ci saranno protagonisti Lir Mustafa, Leonardo Turchi, Fausto Bartolozzi, Vincenzo Rossitto e per il femminile Sonia De Biase. Sì, un ottobre sicuramente all'insegna del pugilato, che è iniziato con campionati toscani, poi due riunioni professionistiche, insomma un mese di grande attività. Sicuramente due appuntamenti imperdibili, questi con i professionisti, il 10 di ottobre quindi a Firenze e San Marcellino e il 24 alla Strassigna. Parte da lontano Barsottelli, Viareggino, più brevi lineo rispetto ad Oliva. Fisicamente maglia nera e Viareggino, Barsottelli maglia rossa, Oliva. Sì, Oliva un pugilato lineare, Barsottelli molto più aggressivo in questa prima ripresa, molto più determinato. Oliva cerca di incrociare l'avversario, colpire un po' di rimessa. Il gancio sinistro di Barsottelli parzialmente a segno, rientra Oliva e adesso prova a lavorare la figura, poi passo indietro, recupera il centro del quadrato Diego Oliva. Ancora il gancio di Barsottelli che da vicino cerca di lavorare, porta colpi corti e adesso colpisce a due mani il suo avversario, lo spinge entro verso le corde, esce Oliva recuperando il centro del quadrato. Sì, Barsottelli molto irruento, però indubbiamente ha messo a segno colpi abbastanza incisivi. Esce forse la prima ripresa. Sua la prima ripresa, anche se sostanzialmente si trattava di un round equilibrato. Ecco la seconda ripresa. Questa finale è al limite dei 64 kg tra Barsottelli ed Oliva. Barsottelli ancora molto aggressivo, anche se richiamato adesso da Bella Franchi, sì, che ha colpito con l'interno del guantone, cosa non consentita dal regolamento. Ricordiamo che la parte bianca dei guantoni è quella utile ai fini del punteggio, tirare colpi con altre parti del guantone è irregolare. Oliva inizia, sì, Barsottelli, Oliva adesso colpisce con colpi lunghi. Oliva deve cercare di evitare le cariche, diciamo, di Barsottelli, rientrando con le sue lunghe leve. Molto grezzo sotto l'aspetto tecnico Barsottelli, però molto aggressivo e sì, pericoloso. Sì, indubbiamente concreto, come larghi. Ora, ecco. Anche se ancora non sono colpi puliti, sicuramente fanno male. Sono colpi caricati, anche se non propriamente ortodossi sotto l'aspetto tecnico. Più tecnico sicuramente Oliva, però alla fine vince chi mette a segno più colpi tra i dilettanti, quindi importante fare azione, anche perché in due minuti c'è poco tempo per mettersi in luce nei confronti dei giudici. Buono adesso Oliva che colpisce a due mani il suo avversario ed esce poi la traiettoria dei colpi. Gancio sinistro di Barsottelli, montante destro di Oliva. Prova ancora col gancio sinistro. Ancora Barsottelli, si incrociano due colpi. Il sinistro di Barsottelli che costringe ancora le corde Oliva, che cerca però di reagire ed esce. Eh sì, e Oliva è in affanno, in questo momento è in difficoltà e una sistemata al caschetto. Sì. E finisce anche questa ripresa. Un round per Barsottelli, direi, sicuramente.
Ed eccoci alla terza ripresa di questa finale dei campionati toscani, categoria al limite di 64 kg. Subito si infiamma la ripresa. Barsottelli d'Oliva, Barsottelli colpisce la figura. Non aspetta altro Barsottelli che la porta di stanza. Ancora, il gancio pesante, sinistro di Barsottelli pesante. Stavolta è arrivato a segno preciso. Sempre a centro ring Barsottelli e Oliva che cerca di girargli intorno e piazzare colpi dritti. Ancora domani Barsottelli cerca di non far uscire Oliva che adesso colpisce a sua volta l'avversario. Fuori misura Barsottelli, rientra Oliva. Ancora fuori misura il Viareggino. A vuoto ancora Barsottelli, comincia un il montante calare destro adesso di Oliva, buono. E ancora adesso Barsottelli scarica, sì, con Oliva al quadrato, replica però il pugile della box Illuminati. E all'angolo Oliva subisce la pressione di Barsottelli, che ha questa tattica appunto di cercare di portare l'avversario adesso alle corde, all'angolo, per scaricare poi i suoi colpi sotto e sopra, figura e volto. Per ora ci sta riuscendo, anche se Oliva in questa terza ripresa sguscia ancora, sì. Oliva e finisce la ripresa. E alla quarta ripresa, l'ultima. E probabilmente vediamo adesso questa ripresa che se la giudicherà. È un match tutto sommato equilibrato. Ancora parte Barsottelli con un gancio. Adesso Oliva si infiamma di nuovo l'incontro. Può ancora succedere di tutto. Eh sì, perché Oliva può ancora recuperare leggerissima preferenza per Barsottelli, ma e adesso siamo Oliva lì, che esce e mette all'angolo il suo avversario. Ancora con generosità il Viareggino colpisce la figura. Largo questo gancio sinistro. Ebbene il signor Franchi a richiamare Barsottelli, che aveva la testa bassa. E ancora vediamo i colpi dei due che si incrociano. Montante destro di Oliva. E anche ora il colpo di Barsottelli parzialmente a segno. Replica bene Oliva. Molto accesa questa Oliva, quarta ripresa combattuta. Ancora Oliva a segno. Fuori misura Barsottelli. Prova a lavorare sotto Barsottelli, ma Oliva tiene bene la distanza, evita di farsi chiudere in questo frangente. Ancora avanti Barsottelli, ma niente di fatto, anche gancio sinistro. A segno adesso. Ancora incrociato Oliva. Corpo a corpo tra i due, ancora allo stremo dell'energia oramai, ma con grande generosità continuano a portare colpi. E finisce qua il match molto combattuto tra i due atleti. Molto combattuto, difficile stabilire chi possa aver vinto, un bel incontro. Verdetto molto difficile, un incontro veramente equilibrato, molto bello, accesissimo. Se la giocano proprio sul filo di un punto, vediamo chi sarà il nuovo campione toscano al limite dei 64 kg.
E Barzottelli premiata la grande grinta, la grande voglia di vincere del pugile Viareggino, che si aggiudica il titolo 2003 al limite dei 64 kg. Ed ecco sul quadrato per la finale della categoria al limite dei 69 kg per il Super Welter Francesco Mazzocchi della box Val di Sieve in maglia rossa, che sarà opposto a Gianluca Barducci della pugilistica carrarese, che ancora non è salito sul quadrato, ma eccolo qua in maglia rossa anche lui, da riconoscere i due atleti, perché col caschetto rosso Barducci e pantaloncini neri, col caschetto blu Mazzocchi in completa tenuta rossa a bande blu. I favori del pronostico sono tutti per Mazzocchi, anche se gli incontri di finale sono sempre molto difficili. Mazzocchi è un atleta dal discreto bagaglio di esperienza, ex azzurro juniores, campione stato italiano da novizio, tra l'altro, certo. Arbitra il signor Forni, arbitro internazionale, Forni di Vicchio di Mugello, fra l'altro, e inizia la prima ripresa. Colpisce a domani subito Mazzocchi. Ora il jab sinistro di Mazzocchi, bella impostazione quella di Mazzocchi, niente da dire. Ancora Mazzocchi a due mani, parte subito, subito a due mani con grande veemenza Francesco Mazzocchi, box Val di Sieve. Ancora tocca Mazzocchi. Bello il destro, anche se un po' in portato con l'interno del guantone. Infatti il signor Forni richiama Mazzocchi per questo. Prova a lavorare al corpo Barducci. Ancora col sinistro Mazzocchi a due mani. Ancora il sinistro di Mazzocchi. Cerca di tenere la distanza aspettando l'occasione propizia per il destro. Gancio destro di Barducci. Ancora al corpo il pugile di Carrara cerca di accorciare la distanza. Col sinistro ancora avanti Barducci, in questa fase un po' scomposta l'azione pugile di Carrara, ma efficace, e si conclude la prima ripresa. E la seconda ripresa, categoria al limite dei 69 kg, Francesco Mazzocchi della box Val di Sieve, caschetto azzurro e canottiera rossa, opposto a Gianluca Barducci della pugilistica carrarese in pantaloncini neri e banda gialla. Esce bene Mazzocchi, non rientra. Bene a due mani Mazzocchi.
Buono il destro di Barducci. Bene Barducci adesso, Mazzocchi riesce a girare l'avversario e riconquistare il centro del ring. Adesso a due mani Mazzocchi. Adesso è il Carrarese che prende l'iniziativa. Corre un po' troppo, ecco, porta i colpi correndo Barducci, ma sicuramente non è un avversario facile da affrontare. Anticipa bene adesso Mazzocchi, ancora con colpi lunghi. Sul piano della scherma appare sicuramente migliore Francesco Mazzocchi, ancora colpisce con colpi lunghi. Bella, esce bella questa bene. Azione, sì. Due mani ancora per Francesco Mazzocchi, il destro che entra bene, ancora Mazzocchi e il conteggio. C'è il conteggio, c'è il giusto conteggio. Sicuramente. Preciso Mazzocchi, non sta sprecando niente, non sta rischiando niente. Non sta rischiando nulla, controllando. Un avversario che sul piano tecnico non è sicuramente pericoloso, però ma molto aggressivo. È molto aggressivo. E esatto, quindi accettare la bagarre potrebbe andare a scapito delle migliori qualità che di fatto Mazzocchi sta dimostrando. E finisce questa ripresa. Inizia la terza ripresa, anzi non inizia ancora. C'è stata un'interruzione, ed ecco che si conclude qua l'incontro al limite dei 69 kg, in quanto per un'urgenza all'interno del palazzetto si è allontanata l'ambulanza e dal regolamento, trascorsi 5 minuti dopo che per forza maggiore si è dovuto interrompere il match, viene assegnato il veleto sulla base dei cartellini come sono fino a quel momento, e vediamo adesso il verdetto di questi campionati toscani. E vince Mazzocchi, che era sicuramente il vantaggio, ed è campione toscano la categoria al limite dei 69 kg. Ora si ferma la riunione. Ed ecco sul quadrato per la finale della categoria al limite dei 75 kg Alessandro Giovannoni della pugilistica carrarese ed Alessio Vestrini della box Campi Bisenzio. Vestrini in maglia rossa, calzoncini bianchi, caschetto blu, Giovannoni maglia rossa, calzoncini e caschetto rosso. Arbitra il signor Nigro. Fase di studio tra i due pugili, Giovannoni accenna la partenza. Prova col sinistro, Giovannoni, pugile piuttosto valido, un ragazzo che si sta facendo strada velocemente. Centro del ring Vestrini. Buono il destro di Giovannoni.
Pavestrini sempre a centro ring, Giovannoni gira intorno, prova a accorciare col sinistro. La ripresa di studio questa. Ancora di anticipo Giovannoni, colpi non efficaci per il momento. Col jab sinistro il Carrarese. Pare un po' contratto in queste prime fasi Pestrini. Sì, nessuno dei due rischia molto. Nessuno dei due rischia, cerca di accorciare la distanza Pestrini, Giovannoni sgusciante. Finisce questa prima ripresa. Ed eccoci alla seconda ripresa di questa finale dei campionati toscani, categoria al limite dei 75 kg, pesi medi. Pestrini opposto a Giovannoni, Pestrini della Box Campi opposto a Giovannoni della pugilistica Carrarese. Al centro del ring Pestrini, prova a partire Giovannoni ma non va a misura, adesso sui guantoni i colpi del Carrarese. Il montante destro di Giovannoni molto raccolto nella sua guardia Pestrini, per il momento un po' contratto. Sì, una tattica molto prudente quella di Pestrini. Giovannoni molto mobile, finora non ha mai offerto un bersaglio statico all'avversario. Giovannoni gira sempre con grande dinamismo, cerca di evitare lo scontro a viso aperto. Rientra bene Giovannoni in questa fase. Buono il destro di Pestrini. Colpisce adesso Pestrini. Destro d'incontro, colpo incisivo sicuramente. Fasi concitate dell'incontro, non ci sono stati colpi particolarmente evidenti, efficaci. Sì, ancora col sinistro Giovannoni, buona l'azione Giovannoni, ancora Pestrini prova a rientrare al corpo. Montante destro di Giovannoni e si conclude la seconda ripresa. Ed eccoci, sta per iniziare la terza ripresa di questa finale dei campionati toscani, pesi medi, Pestrini opposto a Giovannoni. Pestrini ancora al centro del ring, Giovannoni inizia col jab sinistro, tocca ancora a Giovannoni. Rientra bene Giovannoni su questa azione. Ancora il jab sinistro di Giovannoni. Non si spreca Giovannoni, tira un colpo massimo due, ecco, non rischia, tatticamente molto prudente, sparagnina. E il destro di Pestrini. È entrato stavolta il primo colpo di Pestrini, segno anche il gancio sinistro. Ricordiamo che gli angoli nel pugilato dilettantistico non possono incitare a voce, a volume eccessivamente elevato della voce, e quindi l'arbitro ha segnalato questa irregolarità. Incrocia bene adesso Giovannoni sull'attacco di Pestrini.
Eccoci alla quarta ed ultima ripresa di questa finale dei pesi medi, campionato toscano dilettanti seconda serie. Beh, una finale molto equilibrata, non si è visto molto, sarà molto difficile per i giudici trovare un vincitore. Cerca adesso di affrettare i tempi Pestrini. Caschetto da sistemare. Problemi al caschetto per Giovannoni, il caschetto si è allentato e ecco, si può ricominciare. Forza Vestro! Vai Vestro! Adesso vediamo Pestrini che rompe gli indugi dopo tre riprese in cui è stato piuttosto contratto e cerca di far proprio il match. Reagisce Giovannoni, montante destro di Giovannoni, Pestrini. L'incontro buono Giovannoni adesso. Esce, carica troppo bene. Forse Pestrini è un po', va un po' all'arrembaggio, Giovannoni cerca di prendergli le misure. Ancora si scambiano colpi i due atleti, si è acceso, si è infiammato l'incontro in quest'ultima ripresa. Si incrociano pericolosamente i due destri, replica Giovannoni, ancora avanti Pestrini. Un brusco cambiamento di ritmo in questa quarta ripresa. Sicuramente una quarta ripresa in cui il match si è infiammato dopo tre riprese non particolarmente acceso. Ancora Pestrini avanti, sguscia Giovannoni. Pericolosamente le due teste. Sì. Ancora le teste. Distanza ravvicinata, ancora le due teste si scontrano pericolosamente. Ancora incrociati, si incrociano i due destri. Spaventoso quest'ultimo. E finisce l'incontro, una quarta ripresa molto combattuta. E anche equilibrata direi. Eccoci al verdetto che annuncerà chi è il campione toscano edizione 2003 dei pesi medi. Dilettanti seconda serie. E vince Giovannoni. Ed eccoci alla finale del campionato toscano per la categoria al limite degli 81 kg, pesi medio massimi, sono sul quadrato Marino Vieri della Box Robo Scandicci opposto a Rocco Ramos della pugilistica Galilei Pisa. Vieri all'angolo rosso, maglia blu, calzoncini bianchi, caschetto rosso, Ramos all'angolo blu, maglia blu, calzoncini gialli e caschetto blu. Stanno ultimando i preparativi per Ramos che ancora non ha indossato i guantoni. Un po' di nervosismo all'angolo del pugile pisano. Gli ultimi preparativi prima di iniziare con questa finale dei pesi medio massimi. L'arbitro dell'incontro è Franchi di Barberino del Mugello,
altro Mugellano, altro arbitro del Mugello, Franchi come Forni anche. E inizia la prima ripresa. Ramos ha una discreta esperienza, Vieri meno match all'attivo, ma subito il destro, un pugile dotato del pugno pesante. Vieri a due mani subito. Subito colpi pesanti, quelli di Vieri che non fa complimenti, ecco. Ricordiamo, l'organizzazione di questi campionati toscani è stata curata dalla Box Mugello, del presidente Renzo Sarti, dell'insegnante Gabriele Sarti. E il destro pesante. Di Vieri che incrocia Ramos pesante. Al tappeto il pisano, e si diceva prima appunto dei colpi pesanti di Vieri. Sì, un destro che non perdona. Non si è fatto attendere Marino Vieri, che col destro preciso ha mandato al tappeto l'avversario, e adesso Vieri cerca di affrettare i tempi, di concludere, certo. È in difficoltà evidente Ramos, è ancora Vieri a due mani, lega adesso difficoltà Ramos, che Ramos cerca in qualche maniera di passare il momento difficile. Davvero bello ed efficace il destro di Vieri. Ancora Vieri bracca l'avversario in cerca del colpo risolutore. Tutto in salita il match per Ramos, Vieri veramente arrembante. Cambiato fin dall'inizio, guardia adesso, sì. Vieri, guardia destra, continua a braccare l'avversario. Ramos adesso sembra avere un po' ripreso dopo il momento di grande difficoltà passato poc'anzi, ma è chiuso nuovo all'angolo, ancora il destro di Vieri. E ancora colpi pesanti, sì. È iniziato subito veramente in maniera molto dura l'incontro per Ramos. E il destro di Ramos adesso. Ancora nell'angolo il pisano, cerca il momento giusto per far partire l'offensiva Vieri, e adesso legano i due pugili e interviene il signor Franchi e finisce questa prima ripresa sicuramente a favore di Vieri. Nettamente favorevole, sì. Eccoci alla seconda ripresa della finale dei pesi medio-massimi di questi campionati toscani, Vieri e Ramos, una prima ripresa che ha visto partire subito bene Vieri, che ha mandato al tappeto con un preciso diretto destro il suo avversario, che si è rialzato e pare aver recuperato dal momento di difficoltà. Ancora pesante il sinistro di Vieri, molto pesante. Di Vieri sicuramente. Fa prova male a reagire con coraggiosamente le mani. Ramos. Ancora bracca Vieri, che cerca sempre di mettere colpi molto incisivi. È il destro ancora di Vieri che entra. Eh sì, Ramos ogni volta le corde, subisce nettamente l'azione di Vieri, che tira pochi colpi, ma quei pochi sono precisi ancora e pesanti come adesso. Il sinistro ancora è scosso anche in questa fase, Ramos è apparso replica, però adesso il pisano che prova a reagire, ma i colpi di Vieri sono sempre molto pesanti. Ancora cerca di interrompere l'azione di Vieri, Ramos in questo momento di venire un po' avanti, recuperare qualche punticino. Certo, un match davvero difficile per l'atleta della pugilistica da Galilei di Pisa. Ecco.
finisce la seconda ripresa. Sta per iniziare la terza ripresa tra Vieri e Ramos. Ancora colpisce a due mani Vieri. Adesso Ramos prova, ma un match iniziato subito in salita per il Pisano, che comunque generosamente sta cercando di rimettere dalla sua parte l'incontro. Molto grintoso Ramos, occorre riconoscergli un gran coraggio, una grande voglia di affermarsi. C'è una ferita, penso, al naso per Ramos. Perde sangue dal naso Ramos, l'arbitro chiama il medico per controllare la ferita. Sembra tutto a posto. Si continua, infatti, l'arbitro, il medico dà il via. Si tuffa in questo momento Ramos, cerca la bagarre. Dubbiamente è molto rischioso Vieri sulla media distanza. E adesso un buon lavoro col jab, ancora a destra e a sinistra di Ramos, che chiude le corde Vieri. Ancora un richiamo per aver trattenuto, spinto anzi l'avversario. Prova col sinistro Vieri, perde ancora sangue dal naso Ramos, ma sinistro di Vieri, bello, diretto, preciso. Ancora il destro, sì. Ancora di Vieri. Match molto acceso, eh? È bravo adesso Ramos a uscire dal corpo a corpo a due mani. Un po' calato Vieri in questa fase. Sì, decisamente. Ancora il Pisano, Ramos. Finisce la ripresa. Forse in leggero favore. Questa direi per Ramos, vantaggio, sì, di Ramos dopo le prime due vinte sicuramente da Vieri. Sì, sì, sì. Medio massimi, Marino Vieri opposto a Rocco Ramos, Vieri della Box Robo Scandicci, Ramos della pugilistica Galilei Pisa. C'è da sistemare il caschetto di Vieri, maestro Pisani provvede all'operazione, coglie l'occasione per dare un ultimo consiglio al suo atleta e riprende il match. Prova ancora col destro Vieri, ma non va a segno. Ramos adesso a due mani, parte. Bella serie questa. Si incrociano i colpi, sicuramente grande generosità di Ramos, che dopo l'atterramento della prima ripresa ha saputo con grande carattere rimettere in sesto il match. Ramos col jab sinistro, parte da lontano adesso e rientra Vieri. Vieri ancora due mani, rischia Ramos a partire da lontano. Bella l'azione, montante destro di Vieri, incisivo. Bravo Vieri in questa circostanza. Ancora il montante destro pesante. Ha accusato, ha piegato le gambe. I colpi di Vieri si fanno sentire ancora, ha piegato le gambe in maniera davvero netta. Vieri, pochi colpi ma quando arrivano si sentono. Stava rischiando il tutto per tutto Ramos partendo da lontano e i colpi di Vieri sono pesanti, anche in questo caso si è visto montante destro, gancio sinistro, splendida combinazione dell'atleta del Robo Scandicci. Un'altra volta chiamato il medico, sì. Direi importante per il Pisano questa interruzione, certo, perché può recuperare dal colpo di prima che aveva indubbiamente accusato. Viene asciugato il naso di Ramos,
si riprende, parte ancora Ramos con grande generosità. Vieri adesso, ancora Vieri colpisce in maniera precisa, Ramos reagisce ancora. Ancora il Pisano, veramente ammirevole, ammirevole. Un coraggio da leone veramente per Ramos, che non cede neanche adesso. Due conteggi sanguinanti dal naso, ma è sempre continua. Lui a non venire avanti. E il destro ancora di Vieri, che sposta letteralmente Ramos. Sono colpi pesanti. Ah, caricato questo ancora. Colpo molto pesante. La stanchezza si fa veramente sentire, ma Ramos con grande generosità ancora avanti e finisce l'incontro. Davvero un bel match. Bel match. Bravissimi entrambi, entrambi ragazzi, atleti davvero. Veramente ammirevoli, grande cuore da parte di entrambi, di parte di Ramos soprattutto, che dopo aver subito l'atterramento ha saputo veramente con grande carattere cercare in tutte le maniere il risultato. Aspettiamo adesso il verdetto. Certo. Verdetto che ci dirà chi è il campione toscano dei medio massimi dilettanti seconda serie edizione 2003. Attenzione, vince ai punti Vieri Marino. Ed è Vieri che vince, Marino Vieri della Box Club Scandicci. Direi meritata vittoria per Vieri, ma veramente ammirevole. Bravissimo Ramos, un coraggio da leone, cuore veramente grande per l'atleta pisano, che ha venduto cara la pelle fino all'ultimo. Eccoci alla finale dei pesi massimi, categoria al limite dei 91 kg, sul ring l'atleta di casa Simone Treoni della Box Mugello, opposto all'atleta della Box La Strassigna Giacomo Verani. Treoni all'angolo rosso, maglia gialla, calzoncini neri, e all'angolo blu invece Verani in completo rosso, con il caschetto blu. Arbitra il signor Forni, arbitro internazionale di Vicchio di Mugello. Treoni è l'atleta di casa, ragazzo di Dicomano, del Mugello, e allenato dal maestro Gabriele Sarti nella palestra di Borgo San Lorenzo, la palestra della Box Mugello. Box Mugello che ha organizzato, come sempre in maniera impeccabile, questa edizione dei campionati toscani dilettanti seconda serie, che ormai sono al termine, l'ultimo incontro, questo è l'ultimo titolo che viene assegnato. Ricordiamo quindi i campioni toscani che sono stati nella categoria 57 kg Elia, nella 60 Pagliara, 64 kg Barsottelli, 69 Mazzocchi, 75 Giovannoni, 81 Vieri, e adesso vediamo quest'ultimo incontro nei pesi massimi, limite ai 91 kg, Dreoni opposto a Verani. Il pubblico è tutto per Dreoni. Entrambi i pugili hanno disputato 6 incontri, sono al primo appuntamento per un titolo entrambi. Ed inizia l'incontro, in guardia destra vediamo Dreoni, guardia sinistra normale Verani, al centro del ring Verani. Vai Simo! Vai, vai! Vai! Vai Simo! Avanti offensiva di Verani, sì. Replica Dreoni, il sinistro di Dreoni, ancora due mani l'atleta della Box Mugello, col destro corto Dreoni sulla corta distanza, un bel colpo, ancora il destro un po' largo, infatti il signor Forni segnala l'irregolarità.
prova col sinistro, Treoni è fuori misura. Il destro di Berani. Treoni adesso al centro del ring, Treoni. Ancora prova Treoni. Il colpo di Treoni adesso va a segno. Treoni finisce la prima ripresa. Sì. Dai, Simo! Ed eccoci alla seconda ripresa, finale dei pesi massimi al limite del 91 kg, campionato toscano dilettanti seconda serie. Treoni della box Mugello, atleta di casa, opposto a Verani della box La Strassigna. Treoni in maglia gialla al centro del ring adesso. Treoni è un ragazzo impostato piuttosto bene, nonostante i pochi match disputati finora, sicuramente si difende al meglio in questa finale dei 91 kg, pesi massimi. Sicuramente un atleta promettente per il maestro Sarti, questo Simone Treoni. Molto mobile, ecco. Scomposta l'azione di Verani in questo frangente, anche se prova adesso col sinistro Treoni parzialmente a segno. Colpisce adesso Treoni a due mani, ancora continua a fare pressione sul suo avversario, una spinta adesso di Verani, ancora in corpo a corpo, parte ancora prima Treoni e colpisce il suo avversario. Ancora Treoni colpisce il diretto sinistro di Treoni, sì. Ancora Treoni in diretto sinistro. Però ancora col destro Treoni in gancio. E finisce la seconda ripresa a vantaggio, direi, dell'atleta della box Mugello, Simone Treoni. Eccoci alla terza ripresa. Chiamato in questo momento il medico. Chiamato il medico, forse c'è qualche problema per Verani. Un piccolo taglietto sotto l'occhio, sì. Un taglio vicino all'occhio. Dai Simo, picciali, picciali. Può continuare, dice il medico, e si riprende quindi. Picchiali! Vai sì ora! Vai tu la segnavo! Dai Simo! Vai! Dai! Picchiali! Picchiali! Ancora Treoni! Bello, bello! Bene da questo scambio Treoni! Vai Simo! Vai di accotto! Cambia a viso aperto in questa fase, si accende decisamente il match. Arriva adesso Verani a segno.
si incrociano i colpi ancora dei due atleti. Dreoni ancora in avanti. Boom, pesante, preciso, pesante il colpo di Dreoni. Interviene il signor Forni che conta Verani. Hai ciglio! Hai Simo! Ancora Mone! Si gonfia l'occhio sinistro di Verani. Ancora un ancora destro, il sinistro di Dreoni accusato da Verani. Dice di no, però il signor Forni lo conta. L'occhio ancora gonfio, l'occhio sinistro di Verani. Grande Lio! È in difficoltà Verani. In difficoltà Verani. Sotto i colpi decisi di Simone Dreoni, incitato anche dal suo pubblico qua al palazzetto dello sport di Ronta. Interviene il signor Forni per controllare la ferita, la ferita di Verani. L'occhio il medico controlla in e viene infatti, fermato sì. Il match. L'occhio continuava a gonfiare, è intervenuto il medico che ha dato lo stop all'incontro. Detto di questo ultimo titolo che viene assegnato dei campionati toscani edizione 2003, il pubblico sottolinea l'attesa. E vince Dreoni, il verdetto è dato ai punti per regolamento e comunque finito prima del limite per l'intervento medico. Ottima la prova dell'atleta della box Mugello allenato da Gabriele Sarti. Adesso vengono effettuate le premiazioni e finisce così questa edizione 2003 dei campionati toscani organizzata dalla box Mugello al palazzetto dello sport di Ronta. Ricordiamo ancora agli sportivi il ricco palmarès di ottobre per il pugilato, ci sarà l'appuntamento il 10 per i professionisti Emanuele Scrinina, peso superpiuma a Firenze, a Palazzo dello Sport di San Marcellino, il 24 il titolo italiano Battaglia Bettozzi con un sottoclù formato da altri match professionistici interessanti come Ilir Mustafa, Fausto Bartolozzi e ancora Leonardo Turchi ed altri atleti di grande valore. Quindi grandi appuntamenti ancora per il pugilato in Toscana e a tutti il buon proseguimento dei programmi e grazie di aver seguito questa manifestazione. Un saluto.